Io sto bene e mi sa che forse non ti ho mai detto che questo è il mio angolino, ora che ci penso. Questo è l'angolino mio e di mio fratello, quando viene. Non so perché anche quando prendo il caffè, non sempre, perché ci sono delle volte che invece il mio caffè lo prendo sul divano, però diciamo che tendenzialmente al mattino questo sì è il mio angolino. Caffè che lo prendo quasi sempre nel bicchiere oppure nel tazzone grande quando utilizzavo la macchinetta, che tra l'altro devo utilizzarla perché ho quelle cialde che stanno per scadere e buttarle è insensato. Non lo so, mi metto qua, sorseggio il caffè, guardo fuori, guardo le montagne, boh, è il mio attimo di relax. Finito l'attimo di relax, direi che dobbiamo ancora pettinarci, lavarci la faccia e i denti. Perché? Non so voi, ma io quando faccio la doccia lavo solo il corpo, vabbè, a parte quando devo lavare i capelli, però lavo il corpo e poi la faccia e i denti, insomma, la faccia e i denti sì, perché i capelli ovviamente, come ho detto, non li ho lavati. Li lavo dopo, i denti dopo il caffè, perché non riesco a lavarmi i denti e poi dopo andare a prendere il caffè, perché questo è il mio secondo caffè. Ho il vizio del secondo caffè. Il primo, quello della mattina, è quello per svegliarmi e questo è quello del relax, della pausa caffè, non so dirvi, c'è proprio un'abitudine scorretta che ho perché mi ha già chiamato il dentista, è già giunta l'ora, ma in realtà l'ho posticipato. Gli ho detto che avevo detto che avevo un impegno e l'ho spostata la prossima settimana. È già di nuovo l'ora della pulizia della dentatrice, perché a differenza di tutti i comuni mortali che vanno una volta l'anno, minimo, io devo andare ogni 6 mesi, proprio per questo fatto che, come vi ho già detto, ho raccontato sicuramente in qualche video, io ho poca dentina e i miei denti si macchiano praticamente subito. Vabbè, insomma, non stiamo qui a temporeggiare a parlare dei miei denti, forse mi sa che così sono più buia. Era meglio appoggiata sul cavalletto. Vero. Vabbè, fa niente perché tanto da qui ci alzeremo adesso nell'immediato istante perché è giunta l'ora di pulire la cucina. Diciamo che volevo pulire tutta casa, ma sono le 11 meno 20, quindi le mie pulizie finiscono qua perché ho ora di iniziare a preparare. Innanzitutto scoprire la focaccia com'è, perché è lì nel microonde da ieri per me, 2 giorni fa per voi, tre, boh, non lo so, va bene. E devo fare una tortina di mele, che farò come sempre, come al solito, con la mia ricetta, non l'ho mai cambiata, non ho mai sperimentato altro perché ho trovato la mia ricetta, che è sempre la solita, quella che faccio vedere a voi da anni. E devo fare la torta salata perché la ricotta sta scadendo, quindi mi sa che è giunta l'ora di accendere i fornelli e più che altro il forno. Così lo accendo una volta sola e sapete che quando l'accendo cerco di riempirlo sempre il più possibile e spesso continuate a chiedermi se le cose, tipo in questo caso la torta, prendo d'ore di cucina, A me non sembra, a me non pare, però magari io non ho il naso fine o il palato fine, come magari può averlo, ecco, qualcuno rispetto a voi. Ma iniziamo. La mia ricetta, per chi non la conoscesse, è 3 mele,
sbuccio, faccio andare in padella con un po' di acqua, burro, zucchero di canna e cannella e lascio ammorbidire. Poi vado a mettere 100 di zucchero, che solitamente utilizzo anche qui quello in canna, ma ho questo bianco e preferisco far andare via questo, visto che costa di meno. Viva la sincerità! 200 di farina, che tendenzialmente anche qui uso quella integrale, ma ho sempre la farina bianca, che è come lo zucchero bianco, è da far andare. Un vasetto di yogurt, quello che ho in casa, l'ho usato, li ho usati davvero tutti, dai frutti di bosco alla vaniglia, a scremato, a intero, a dolce o ad amaro, qualsiasi tipo di yogurt che ho per casa. 70 di burro o margarina, anche lì cambio, metto quello che ho. Ovviamente il lievito, se metto questo vanigliato non vado a mettere la vanillina, se metto quello non vanigliato vado ad aggiungere la vanillina perché non metto mai il limone, non ho voglia di mettermi lì a grattare la scorza. E non mi resta che aspettare le uova perché appunto ieri le abbiamo finite e ci è venuto in mente solo adesso, è andata Mila a prenderle. Nel frattempo ho aggiunto 3 uova e non mi ricordo se ho filmato perché mi hanno disturbato al telefono. E niente, ho diviso la dose praticamente per uno stampo, quello lì normale, grande, io invece l'ho diviso in due perché una, quella piccolina, sarà quella che porteremo via e questa che rimarrà un po' più bassa, fa niente, la mangeremo noi. Se c'è una cosa che faccio spesso e adoro fare è proprio improvvisare in cucina. Sfoglie salate ne abbiamo due. In una faremo la classica. Dal momento che gli zucchini erano lì, erano da fare, proprio perché come vi ho detto ci sono i giorni che ho imposto il menù, ma ho detto che non ne parliamo più. E ho qua i formaggini che stanno praticamente scadendo perché è finita l'era della minestrina. Quindi non lo so, li metterò sicuramente insieme, qualcosa uscirà. Zucchini, formaggino, parmigiano, sale, pepe. Li faccio raffreddare. Giunta l'ora di tirare fuori le torte che mi sono dimenticata nel forno. Sembrano fatte, non ho fatto la prova a stecchino, ma vedo che sono ben staccate. Quindi sicuramente sono fatte.
cosa abbiamo fatto? Una semplice torta salata con spinaci ricotta. E qua ho improvvisato, non so se chiamarlo flan, perché alla fine non c'è latte, non c'è niente, non lo so, proviamo. Poi se viene buono vi dico cosa ho messo. E non dimentichiamoci che qua dentro, ragazzi, abbiamo l'impasto di ieri sera della focaccia. Tiro? Sì. Iniziamo a stenderlo. Cosa stendi? Vabbè, senza lievito, quindi cresciuto non doveva crescere. Però adesso sbattendolo il lievito andrà via. Quindi prepariamo la teglia per questa. È molto più cipolla. Troppo poco. Ovviamente non si mette mai gli anelli. E ormai ce li avevo, non ci ho pensato. Guarda che queste sono già tagliate. La focaccia è fatta e all'ultimo ho aggiunto quelle due mozzarelle giganti che anch'esse dovevano essere consumate. Cose che avevo scelto per la mia settimana, cose che avevo scelto per il planning menu, ma che non ho mangiato nell'ordine in cui avevo strutturato il planning menu nel video che è andato perso. Quindi il planning menu non fa per me, vi ripeto. Ed io invece mi sono messa una fettina di prosciutto cotto. Vi aggiorneremo, buon appetito. Finito pranzo e dopo aver sistemato la cucina, questi si sono intiepiditi, ma non sono ancora freddi, quindi aspetto per metterlo via. Torta salata. E chiamiamolo, non lo so, comunque sia, questa sera poi lo assaggeremo. Quindi io praticamente devo ancora pulire casa, devo ancora fare tutto, perché l'unica cosa che avevo fatto questa mattina era stata quella di attaccare la lavatrice che ho messo a lavare i tappeti della cucina. Poi mi sono messa in cucina perché mi era appunto, non mi ricordo se ve l'avevo detto, scusate, e voleva fare una tortina appunto che era da portare via, infatti adesso mi era andata via, è andata a portare la torta. E poi niente, poi alla fine ci siamo messi a cucinare e sono 2:30. Le 2:25 per l'esattezza. Direi che almeno la cucina possiamo finirla di pulire, nel senso che cucina, per quanto riguarda proprio la cucina, quella è stata pulita, piatti lavati, tutto asciugato e pulito, però direi che una passata ai pavimenti ci sta. Ma la cosa buffa è che io ho letteralmente perso 2 spugne, quella dei vetri e quella dei mobili. Cioè è 3 giorni che sono magicamente scomparse. Io sostengo che Emilia le abbia buttate così, boh, magari da sovrapensiero, che ne so, le ha viste in giro in una di quelle giornate mie, sapete, quando inizio rivoluziono tutto, le ho lasciate in giro da qualche parte, lei non lo so, perché non mi do altra spiegazione. O la seconda opzione è che le abbia buttate io. Però c'è, buttare 2 panni, soprattutto quelli, soprattutto che erano gli ultimi,
è proprio difficile che io personalmente li abbia buttati perché non so dove guardare. Di solito io i panni li lascio stesi sul termosifone in bagno, questi della cucina sul termosifone qua, perché dopo averli utilizzati li faccio asciugare sempre, soprattutto adesso che ci sono i termosifoni caldi, li metto sopra, così si evita quell'odore di freskin, dico io, che a parer mio, secondo me, secondo la mia esperienza, secondo le mie prove, viene fuori solo quando si utilizzano detersivi che dentro contengono la candeggina. Provate a fare questa prova anche voi e ditemi se capita anche a voi solo ed esclusivamente con quello oppure no. Morale della favola, cioè i miei stracci sono dissolti, si sono dissolti nel nulla, spariti completamente. Vabbè, niente, le ho ricercate pulendo in lungo e in largo. Abbiamo anche pulito tutta casa, sì lo so, ho filmato poco e niente, anzi più niente che poco, ma è che poi mi ritrovo a filmare tanto e a dover tagliare tanto, allora ho detto sai che c'è, il resto delle pulizie le saltiamo, però ho pulito tutto, ve lo posso dimostrare. La cucina è stata pulita, compresi i pavimenti, pavimenti lavati anche di qua, spolverato, rifatto il letto, qui lasciamo ancora aperto in modo che l'armadio delle giacche prenda aria, anche il bagno è stato pulito e in via di asciugatura, e qua abbiamo attaccato l'altra lavatrice sempre con la lisciva, la sto davvero utilizzando in ogni dove. E prima di salutarvi, come vi avevo detto, allora direi che è venuto tutto buono. Torta salata è avanzata solo quella, poi vabbè non ho filmato, ho fatto delle melanzane alla griglia che ho condito con olio, aglio, prezzemolo e sale, e questa specie di tortino, di flan, non è male, avrei dovuto mettere più sale, quindi ho messo zucchine, formaggini mio, sale, pepe, un uovo e della farina integrale. Ho mischiato tutto, ho messo nello stampino dei plum cake, è venuto una sorta di una via di mezzo, un flan venuto male perché tendenzialmente nel flan ci va la ricotta oppure ci va il latte, cosa che io non ho messo, una pseudo frittata, non so come chiamarlo, comunque sia. Come accostamento direi che va bene, non è stato, non è male, ecco. E va bene, con questa inquadratura io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, spero di avervi fatto semplicemente un po' di compagnia e se avete piacere noi ci vediamo alla prossima. Ciao!